Il riso e latte con la sua cremosità e il suo sapore un po' dolce è un piatto che ha tanti ricordi d'infanzia, soprattutto per i bambini, diciamo, della pianura lombarda e del nord. Però è anche un piatto che da adulti si può veramente apprezzare. Molti chef recentemente ne hanno fatto una versione un pochino più sofisticata, mettendoci intorno dei complementi come un fondo bruno, magari arricchito da erbe o d'altro. Io vi faccio vedere la ricetta per preparare quello base, che è semplicissima perché praticamente è ancora più semplice di fare un risotto. E poi vi darò la mia variante, tra virgolette, dello chef, come io un po' cheating faccio la variante un po' più saporita. Andiamo a vedere come si prepara. Per il nostro riso e latte ci servirà 1,5 litri di latte intero, 320 g di riso meglio arborio o Carnaroli, un pizzico di sale abbondante, uno o due pizzichi di sale, e poi, del tutto facoltativo se decidete di mantecarlo alla fine, una noce di burro. Il procedimento è semplicissimo, mettete innanzitutto il pizzico di sale nel latte e poi mettete il latte sul fornello a bollire. Quando vedete che sta per bollire, versate il vostro riso all'interno del latte e lo lasciate cuocere finché il riso avrà assorbito tutto il latte. La consistenza è quella praticamente di un risotto. Ecco così, ogni tanto mescolate ovviamente perché non si deve attaccare, però vedete che praticamente è come un risottino. È delizioso già da sé così. Potete mantecarlo alla fine con parmigiano e burro se volete, oppure mangiarvelo così perché è già buono. Io poi ho una mia piccola variante, tra virgolette, dello chef. Io prendo un po' di burro. Ci aggiungo un cucchiaino scarso di estratto di carne e un pizzico di una spezia chiamata sumac che trovate facilmente nei negozi etnici, che gli dà una piacevolissima acidità. Mescolo questi tre elementi per creare una salsina e la metto leggerissimamente tutto intorno al risotto. Dà un bel contrasto, è l'equivalente di quello che fanno molti chef che mettono il fondo bruno. Io il fondo bruno non mi metto a farlo in casa perché è complicato ed è molto lungo, però dà un tocco in più. Ma ripeto, anche la versione più semplice, quella solo riso, latte e un pizzico di sale, è perfetta.